Si avvia a conclusione la manifestazione messa in campo dall'amministrazione comunale Natale in Villa. Il bilancio più che positivo. Più che positivo, però non è che si concludono le manifestazioni, sostanzialmente cambia passo l'organizzazione delle manifestazioni natalizie. Domani è l'ultima giornata dei mercatini di Natale, c'è un cambiamento del programma e di conseguenza abbiamo colto l'occasione, anche con la chiusura della mostra fotografica organizzata dal progetto In Parole del DNA, abbiamo pensato di lanciare una nuova sfida, idea nata dalle ragazze, di fare un nuovo invito, quindi pensare ad un grande incontro da organizzare domani davanti alla villa, che sia un cambiamento dell'organizzazione, ma non una fine delle manifestazioni. Quindi domani l'ultima grande giornata in villa con i mercatini. Ricordo che le luci saranno sempre accese fino al 6 gennaio, quindi chiunque vuole potrà continuare a visitare le luminarie nel nostro parco. Ci saranno anche degli altri appuntamenti, per esempio quella del concerto del 23 con la scuola di Cardito, hanno un grandissimo coro, sono bellissime, mi invito a vederli nella giornata del 23 dicembre. E poi ci saranno altre organizzazioni sia all'interno della villa ma all'esterno, ma domani si chiudono esclusivamente i mercatini. Abbiamo pensato che per chiudere la mostra, che ha avuto comunque un grande riscontro, e ringraziamo tutti quelli che comunque hanno partecipato, che hanno deciso di farsi uno scatto e di regalarci un sogno e un desiderio, di chiudere proprio con la partecipazione di quanti più arianesi possibili, perché realizzare una cartolina di auguri da Ariano era proprio il miglior inizio per il nuovo anno per il paese. E l'appuntamento è a domenica alle 5:30 sotto l'albero di Natale in villa per realizzare questo scatto comune di auguri di Buon Natale. Ecco, degli auguri che arrivano anche in concomitanza con un'altra buona notizia, con il dissequestro delle giostrine in villa. È di ieri mattina la bella notizia, adesso ci attiveremo chiaramente per risistemarle, ripulirle, però insomma è arrivato il primo regalo di Natale per tutti i bambini e che finalmente riavranno le loro giostrine. Ecco, però le manifestazioni continueranno, proseguiranno, dalla villa ci spostiamo dove? Allora, dalla villa ci spostiamo prima di tutto il 27 in cattedrale con il concerto di Natale, quindi un appuntamento ormai storico e famosissimo ad Ariano, e poi 28, 29 e 30 per il primo presepe vivente della città di Ariano Irpino. Quest'anno si è deciso, le contrade hanno deciso di unirsi, di unire i loro sforzi e di concentrarsi tutto in via Donatanzani, Saugo per noi arianesi, dove ci sarà in questo posto suggestivo di Ariano, nelle stradine, il presepe vivente. Quindi invitiamo tutti a partecipare, numerosi, come sono stati finora in villa, a continuare a partecipare ai nostri eventi natalizi. Io so che tutte e tre insieme volete fare gli auguri di Buon Natale agli arianesi. Buon Natale, ci vediamo domani per farceli di persona. Io rinnovo gli auguri a tutti con la speranza che tutti i sogni espressi possano essere realizzati. Ok, un buon Natale a tutta la cittadinanza di Ariano e a tutti quanti.